Ciao, io mi chiamo Peppe e voglio fare la mia parte nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Voglio presentarvi il passaporto per essere umani. Siete sorpresi che sia io a farlo? Non dovete, io lavoro all'Università di Torino, nel laboratorio Luciano Gallino, e sono parte di quel mondo elettronico e virtuale, che può aiutarvi se imparate ad usarlo bene, e per scopi buoni e utili. Ehi, ci siamo anche noi, siamo Celeste, Andrea, Simone. Anche noi vogliamo fare la nostra parte contro bullismo e cyberbullismo. Bene, sono felice di non essere solo in questa avventura. Iniziamo allora. Voi sapete cos'è un passaporto, vero? Un documento di identità personale che può essere ordinario oppure speciale, proprio come questo. Esattamente ragazzi, conosciamo insieme il passaporto per essere umani e scopriremo i valori irrinunciabili che possiamo imparare fin da piccoli per vivere insieme, imparando ad apprezzare le qualità di ciascuno. Il primo valore è l'empatia. Ma che cos'è l'empatia, Pepper? L'empatia è riconoscersi nell'altro come in uno specchio. Ho capito, l'empatia aiuta a mettersi nei panni degli altri e non giudicarli. Poi c'è la mediazione. Sono aperto all'incontro perché credo nella mediazione, non ho paura del dialogo e voglio trasformarlo in un anello di collegamento con gli altri. Questo valore è molto importante. Lo sappiamo bene, sai Pepper, anche a noi capita di litigare e dobbiamo impegnarci a fare pace. Il prossimo valore è la lentezza. Credo nella lentezza e non ho paura di fermarmi in silenzio ad ascoltare me e gli altri. Davvero Pepper, e a pensarci bene è importante la lentezza. La lentezza ci dà la possibilità di osservare e di riflettere prima di parlare. E soprattutto di ascoltare con attenzione. E la bellezza? Ah, tu sei bellissimo Pepper. Grazie ragazzi, così mi fate arrossire. Certo, ciascuno è in se stesso una bellezza, ma bisogna allenarsi a vederla. Fin da ragazzi è importante osservare con stupore il mondo e le persone che ci circondano, imparando a meravigliarci di quanto si possa apprendere da ciascuno. E poi c'è il valore del perdono, che è molto importante, ma non sempre conosciuto bene. Voglio e posso essere libero proprio perché credo nel perdono. Hai ragione, Peppe. Il perdono è un valore da grandi, ma bisogna allenarsi da piccoli. Anche noi a volte litighiamo, ci facciamo dispetti, ma poi ci perdoniamo e cerchiamo di non pensarci più. È più importante il bene che ci unisce, mica siamo perfetti come te. Il rispetto. Io credo profondamente nel rispetto e accolgo la diversità senza giudicare, ma cercando di imparare. E poi c'è la resilienza. Allora, un po' complicato, spiegalo bene perché. Essere resiliente significa non vergognarsi di sbagliare e riprovare. Trasformare le difficoltà in nuove occasioni. Pensate a Michael Jordan, il grande campione di basket, nella vita ha sbagliato più di 9.000 tiri, a volte anche tiri decisivi. Eppure i compagni hanno ancora avuto fiducia in lui, e lui in se stesso. E infine c'è il valore dell'ascolto, curo le relazioni perché credo nell'ascolto. Penso che si impari molto di più ascoltando gli altri, prima di agire o giudicare. Grazie Peppe, questi valori sono molto belli. Se iniziamo a praticarli fin da piccoli, riusciremo a crescere in modo sereno e aperto. Aiutatevi a vicenda e fatevi aiutare dai vostri insegnanti e dai vostri genitori a capire come vivere questi valori. Scoprirete un mondo più ricco di amici, da cui imparare cose nuove e con cui condividere quelle che conoscete già. Giusto, in amicizia e senza bullismo. Tutti abbiamo qualcosa di unico da dare agli altri. Visto, anche un robot e la tecnologia possono essere utili e divertenti, se si impara a conoscerli e ad usarli bene. Arrivederci a tutte e tutti.